Noi stiamo cercando di riorientare tutto il sistema della formazione in modo da renderlo coerente con la domanda delle imprese che stanno trasformando i loro modi di produrre e che stanno chiedendo sempre più competenze digitali. Questo è un impegno nostro, cambiare l'approccio alla formazione dalla formazione per i formatori alla formazione per chi ne ha bisogno. Io credo che esista un problema vero, che è quello di un disagio sociale creato in particolare da 10 anni di una crisi devastante, anche e forse soprattutto per i giovani. A questo problema vero noi vogliamo dare delle risposte e il fatto che i 7 paesi più sviluppati economicamente del mondo si siano riuniti in questa località, con questa agenda, con l'idea finalmente di passare dalle grandi idee alla loro implementazione, cioè a dare dei servizi, penso che sia una risposta molto concreta. Il lavoro non ha limiti, non ha confini, non si può considerare che esista un lavoro di serie A e di serie B. La gig economy è un termine col quale molto spesso si vuole confinare in ambiti marginali un pezzo di lavoro che invece deve essere completamente incluso nel mercato e nei diritti tradizionali del lavoro. Quindi io penso che l'approccio più corretto sia considerare il lavoro della gig economy con la assoluta identica dignità di ogni altro lavoro. Andare a verificare dove ci sono situazioni di abuso, rimuovere le situazioni di abuso e riportare a sistema anche questa frontiera del lavoro che certamente in futuro avrà sempre più spazio. I ministri del lavoro si stanno riunendo adesso per cercare di fornire soluzioni a quei problemi che le persone che sono in piazza oggi stanno giustamente ponendo all'attenzione dei ministri. Secondo me nella discussione che si è avuta c'è un grosso comprensione della drammaticità dei problemi che molte persone oggi vivono sul mercato del lavoro, ma c'è anche la volontà di superare dialoghi un po' sterili e generici e andare sul concreto e condividere le esperienze dei vari paesi. Ci sono molte azioni che i vari paesi stanno mettendo in opera che possono dare risposte anche a questi problemi, che sono dei problemi assolutamente legittimi. Una delle risposte è sicuramente interventi per i giovani che hanno difficoltà ad avere accesso al mercato del lavoro. Ma quali? La formazione. Degli incentivi, come è stato discusso anche ad oggi dal governo, per l'assunzione dei giovani, il riconoscimento delle qualifiche di persone che magari hanno 20 anni di esperienza e che hanno un titolo di studio limitato, muoversi sulla nell'implementazione della Jobs Act, soprattutto sulla parte della protezione, quindi anche del sostegno l'assegno di disoccupazione, ma anche le politiche attive. C'è una riunione parallela degli esperti delle politiche del lavoro che in qualche modo sta discutendo proprio come rafforzare le politiche attive del lavoro in Italia ma anche in tutti gli altri paesi del G7. Soprattutto in Italia c'è molto da fare su questo fronte. Forse è un po' opportuno ricordare un dato. Oggi noi abbiamo la generazione di giovani che entra sul mercato del lavoro che ha il livello più elevato di competenze. È la generazione che ha un livello di competenze più elevato di tutte le generazioni che l'hanno preceduto. Eppure abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che è elevatissimo. Questo in Italia ma anche in altri paesi del G7. Quindi è normale, è giusto che i giovani siano molto preoccupati e siano anche molto scontenti di come va l'economia italiana o come va l'economia a diversi paesi del G7. Le risposte devono essere risposte di breve periodo, concrete, che vadano a in qualche modo affrontare i problemi specifici. I giovani non sono tutti gli stessi, alcuni hanno competenze elevate, altri hanno lasciato il sistema formativo troppo presto, possono essere reintegrati attraverso dei programmi come l'apprendistato e la formazione sia sul posto di lavoro che nel sistema formativo. Bisogna coinvolgere le imprese, non può essere soltanto delle scelte che i governi fanno, devono farle anche con le imprese, anche con i sindacati. Sono molto contento che ieri il ministro Poletti abbia invitato le parti sociali a sedersi al tavolo dei ministri del lavoro del G7 e si è discusso insieme quelle che possono essere le soluzioni.